Sant'Elmo in Colle, 12 febbraio 2023. Bene, siamo qui su Corso Tripoli mentre si snoda questo serpentone che parla di colori, di gioia, di coriandoli. Bene, sì, è il Carnevale dei ragazzi giunto alla sua 54esima edizione. Abbiamo qui il signor ingegner Mastro Rocco, prego. Venga un attimo, abbiamo bisogno di una testimonianza. Allora, dico bene, 54esima edizione, un gran lavoro. È una faticaccia, guarda. Siamo in 1300 sfilanti, più tutti quelli che vedi a bordo strada. Sì, era molto atteso. Beh sì, e tra l'altro ci ha fatto anche, insomma, il meteo, il tempo ci sta dando anche ragione della nostra testardaggine a voler comunque uscire con la sfilata. Finalmente dopo 2 anni, vero? Dopo 2 anni, sì, se l'ultima è stata nel 2020, poi qualche giorno dopo tutti sanno come è andata a finire. Questi sono in apertura, abbiamo gli sbandieratori, da dove vengono? Oria, sono gli sbandieratori di Oria. Che ci sono oggi, ci saranno anche domenica prossima. Benissimo, speriamo tutto bene, anche perché le condizioni climatiche sono avverse, ma insomma tutto sommato si può, come dire, mettersi in vetrina. Assolutamente sì, abbiamo valutato bene fino all'ultimo momento le condizioni meteo e insomma ci sta dando ragione per ora. Ultima cosa, carnevale storico, anche Sant'Elmo è stato inserito tra i carnevali più belli della Puglia. Assolutamente sì, quest'anno la regione ci ha fatto questo regalo, stiamo in questi giorni, nei prossimi giorni faremo tutto ciò che occorre perché questa pratica si definisca. Bene, buon lavoro, buon volontariato. Grazie a voi. E sono sempre spettacolari. L'apertura ormai da anni viene fatta proprio dagli sbandieratori, che danno quel senso anche di storicità. Come vedete, questa è la prima sfilata, la prossima sarà domenica prossima e l'ultima il giorno del martedì grasso, che concluderà poi la 54esima edizione del Carnevale dei ragazzi, voluto dai salesiani di Sant'Elmo, che sicuramente hanno fatto parte, fanno parte ancora oggi della storia dei ragazzi di Sant'Elmo, sotto lo spirito di quello che Giovanni Bosco ha fatto per tante generazioni, per tanti giovani, tenendoli fuori dalla strada, educandoli e formandoli. Come vedete si sta avvicinando la mascotte, che è poi la maschera simbolo del Carnevale dei ragazzi, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua grandiosità. Eccola qua, si sta avvicinando. Subito dopo poi ci saranno le varie mascherine, i vari gruppi musicali. In conferenza stampa qualche giorno fa è stata presentata, si è detto che c'è tanta voglia di formare i giovani con laboratori anche di cartapesta, anche l'amministrazione comunale si è detta pronta a dare questo input alle giovani generazioni. Come vedete c'è una sottoscrizione volontaria per sostenere questo carnevale, poi c'è anche la possibilità di votare tramite l'acquisto di questo biglietto, di votare online il gruppo mascherato più quello che poi si ritiene il più bello e più accattivante. Ecco qui la mascotte. Come potete immaginare, per una manifestazione del genere che copre circa 2 chilometri di percorso, sicuramente c'è bisogno di molto personale, di volontari soprattutto, lo leggiamo dalla pettorina, sono gli steward della... Ciao, vieni, buonasera, vuoi salutare il nostro pubblico di Telemike?
Ciao a tutti, grazie per di nuovo l'intervista e viva il carnevale, viva la gioia, grazie a tutti quanti bellissimo. Voi. Bellissimo, ti sei vestito da? Sindaco Kurt Cecchi. Ah, bravo, grazie a buon voi. Divertimento. Grazie Anna, grazie a tutti. E lui è immancabile, come sapete, ha questa come dire, nomina onoraria di sindaco. Carnevale dei ragazzi, Sant'Eramo in Colle, come vedete è la regione Puglia, la città metropolitana. Buonasera, come va questo carnevale? Benissimo. Quanti volontari? E chi racconta? Ce ne vogliono tanti. Tanti. Facciamo un appello. Ma che se qualcuno mi può mettere a disposizione, ci abbiamo ancora le pettorine. Ci sono. Però si anticipa, si preannuncia abbastanza partecipato. Sì, no, sembra. C'era attesa. Sì, senz'altro. Dopo 3 anni permette che ci sia una. Un carnevale. Grazie, altrettanto. Grazie. Forza Sant'Eramo. Forza Sant'Eramo. Ed eccoli, ed ecco il gruppo nutrito delle mascotte. Noi ci troviamo su Via La Terza, come vedete la città è stata blindata per ragioni di sicurezza. Ecco le mascotte. Cominciamo allora con il primo supergruppo mascherato, il primo circolo didattico di Sant'Eramo, l'Aero Paradiso, 100 anni di Walt Disney, ovviamente non poteva non essere celebrato qui a Sant'Eramo con il Carnevale dei Ragazzi, l'evoluzione delle eroine, un gruppo nutrito, come vedete ci sono la principessa guerriera. Ovviamente il primo circolo si parte, come tutti i circoli didattici, si parte dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola materna, dove ci sono veramente i piccolissimi che sono uno splendore. Eccoli qua, fateceli riprendere perché sono veramente molto, molto belli questi bimbi. Quanti sono questi bimbi? Cosa? Quanti bimbi? Sono tanti. Tanti, tanti bimbi. Ovviamente c'è la presenza delle insegnanti che insomma accompagnano questi piccolissimi, che età? E sono bambini piccoli di 3, 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia Evo Paradiso. Un bel lavoro di squadra quello che è stato fatto, quanto tempo ci avete impiegato? Sinceramente ci abbiamo impiegato un mese, però abbiamo lavorato tantissimo perché è un lavoraccio. Cosa rappresenta il Carnevale dei Ragazzi per la scuola, per le scuole di Sant'Eramo? È una cosa bellissima, diciamo che è la manifestazione più bella che abbiamo a Sant'Eramo e quindi è bene che si faccia, anzi dovremmo invitare anche altre scuole, le superiori, le medie, tutti quanti dovrebbero partecipare. Credo che la scuola media quest'anno partecipa. Sì, la media partecipa, però anche le superiori. Forza ragazzi, partecipate anche voi, vi divertite. Come si chiama questo gruppo? Mulan, la principessa guerriera. Benissimo, grazie. E buon carnevale! C'è anche la dirigente che invitiamo a venire qua, se può venire, ecco, noi non ci possiamo spostare. Non mi posso
posso spostare, quindi invito la dirigente del primo ciclo, la dottoressa, la professoressa Elena Cardinale. Buonasera, qua a che carnevale è arrivata lei? Io non lo so, da insegnante considera che sono quasi 40 anni che fra insegnamento. Ma io voglio ricordare la zia. Ecco, io ho preso molto da mia zia e non da mia madre. E per questa tradizione per le zia, ce l'aveva nel cuore. Ce l'aveva nel cuore e io ce l'ho lo stesso nel cuore. Si vede. Stiamo rappresentando 100 anni di Disney, per chi non se ne fosse accorto. Io chiaramente sono Minnie, è il simbolo dei 100 anni, la regina Minnie. E ci sono vari gruppi. La cosa importante è il sottotitolo: l'evoluzione delle eroine. Infatti all'inizio vanno Biancaneve e Cenerentola, le prime eroine sottomesse. Poi c'è stata l'evoluzione. Meno male. Abbiamo Mulan, Pocahontas, arriviamo alle guerriere che si sono emancipate, e quindi anche questo abbiamo voluto mettere un accento sull'emancipazione della donna. Soprattutto in questo periodo in cui purtroppo la donna subisce ancora delle ingiustizie. Sicuramente sì, e questi messaggi sicuramente passano, e ben venga il carnevale quando, come dire, in un fatto ludico si raccontano anche le storie, certo. Quella che è la nostra cronaca. Quanti sono i partecipanti? In quanti sono? Perché insomma vedo i piccolissimi. Allora abbiamo i piccolissimi sia della Munari che dell'Aeroparadiso, fanno Mulan e Merida. Poi abbiamo le seconde, le quarte e le quinte. Siamo quasi 600 alunni. Complimenti. Compresi i genitori. I genitori, se potete notare, impersonano le pellicole del film di Disney. Ah, bene, ecco. Vedi Andrea, ecco, se ci fa vedere. Le pellicole. Ah, e bene. Poi invece sono i vari cartoni, quelli più significativi in questa evoluzione. Abbiamo anche Walt Disney, impersonata dal maestro Pino, che non ci ha ancora lasciato. Anche lui c'ha il che è anche nonno di un bambino che partecipa. E abbiamo anche Topolino, che è la maestra Paola. E il tutto si potrà capire più tardi nella coreografia, mega coreografia, dove racconteremo in realtà coi movimenti e con questo movimento globale il significato del nostro gruppo. C'era voglia di tornare qui tra la gente per le strade? C'è molta voglia di tornare. Infatti abbiamo avuto un'ampia partecipazione anche dei genitori, che sentono molto questo. La nostra scuola poi lo sente in maniera particolare. Lo so, me ne sono accorta perché seguo la cosa pubblica da tanti. Complimenti. Grazie. E ci vediamo. Buon ci carnevale. Vediamo. Grazie, grazie. Voi chi siete? Noi siamo delle passeggere che stanno facendo, cioè, siamo ciao. Di passaggio. Ciao, come ti chiami? Emanuela Fox Girl. E niente partecipazione per voi? Sì, stavo andando giusto in villa per vedere di nuovo la serata per la terza volta. Ma voi non vi siete mascherate? No, io sono messa la maschera di Venezia. No, con qualche... Ah, lei diciamo è una volpe. È una volpe. Io mi devo equipaggiare meglio la prossima volta. Mi raccomando, perché bisogna partecipare tutti, vero? Sì. Ok, ovvio, sì, ovvio. Bene ragazze, buon divertimento. E si continua, è sempre la principessa ribelle, come ci raccontava la dottoressa Cardinale, la dirigente del primo circolo didattico di Sant'Eramo in Colle. E anche qui vediamo queste belle bimbe con abiti molto particolari, di un verde splendente. Tanti partecipanti. Buonasera. Buonasera. Allora, voi siete? Il gruppo Merida è inserito nel primo circolo didattico di Sant'Eramo. Queste bimbe sono piccolissime. Hanno dai 3 ai 5 anni, rappresentano Merida, la principessa ribelle. Ma siete stanche? No. No. Benissimo, grazie. Questi sono dei bei cavallucci, chi sei tu? Alessio. E tu? Dominic. Che cosa fate? Chi siete? Siamo i cavalli. Siete i cavalli? Sì. Ecco i cavalli, e ho
ovviamente le principesse, sono tante. Un bel gruppo. Tanta musica, come potete ascoltare, e tra la pioggia di coriandoli. Ecco qui una mamma. Signora, buonasera. Allora, anche le sue bimbe, i suoi bimbi? Assolutamente sì. Sono contenti o sono stanchi? Sono super contenti. Che età? 5 anni. Cosa pensa di questo carnevale? Bello, è molto impegnativo, però allo stesso tempo si stanno divertendo un sacco. E poi c'era voglia, vero? Dopo 2 anni? Dopo 2 anni, 3 anni, ci voleva proprio. Grazie a voi. Come vedete, anche le mamme, i genitori sono parte integrante di questo carnevale. Chi sei tu? Io sono Carolina. Carolina, ma chi sei così vestita? Merida. E chi è questa? Non lo sappiamo, chi è? È una principessa della Walt Disney. Ed è brava, bella, buona, cattiva, com'è? È brava. È buona? Sì. Però questi capelli sono bellissimi. Grazie. Beh, divertiti tanto, Ciao. Come vedete, anche i bambini vogliono raccontarsi, vogliono dire la loro. Continuano questi gruppi mascherati, come ci diceva la dirigente, ci sarà lo spettacolo finale dove poi potremo ammirare le coreografie e i balletti, che saranno sicuramente ironici e molto rappresentativi. Che bella principessa, chi sei? Sempre Merida delle... Quanti anni hai? 5. È la prima volta che partecipi al carnevale? Sì. E com'è questo carnevale? Ti sei stancata? No, è bellissimo. È bellissimo. Com'è? Che cosa? Questo carnevale. Non sei soddisfatta, non ti piace? Mi chiamo Claudia. Claudia, ti chiami? Che bella, sembra una bambola. Sempre primo circolo, le sezioni A, B, C dell'Aeroparadiso. Sempre Walt Disney, principessa Sultano, come ci dice la cartellonistica. Ecco, si avvicina questa persona spettacolare. Ciao, ciao. Eccoli qua. Genitori. Ma mamma, guardi, e signor papà. Mazzo, rimano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Comandante, tutto in ordine? Buonasera, procede tutto in ordine? La sicurezza ci sta a cuore? Tutto a posto, per adesso sì. Le piace questo carnevale? Abbastanza. Grazie. Il nostro comandante della stazione dei Carabinieri, come vedete in prima linea qui per assicurarci la sicurezza di questa città. Ringraziamo le forze dell'ordine, ringraziamo il comandante della stazione dei Carabinieri di Sant'Eramo, che come vedete è qui in mezzo ai cittadini per vigilare sulla sicurezza della città. Buonasera, che bello questo gruppo, chi siete? Noi facciamo parte del gruppo della Walt Disney dei 100 anni. Siete tanti? Noi siamo Frozen, il gruppo, sì, siamo proprio tanti. E vedo tanta gioia anche nei bambini. Sì, sono un po' spaesati perché sono piccolini, ma c'è gioia, c'è. Si nota e si vede forse anche la chiusura forzata degli anni passati,
ci porta ad avere questa gioia di esserci da capo tutti insieme. Sì, è vero, è proprio così, finalmente siamo riusciti anche noi a ritornare quasi alla normalità. Poi con una bella certificazione da parte della Regione Puglia, perché so che è diventato carnevale storico insieme ad altri carnevali della Puglia, se lo meritava sicuramente anche il nostro bellissimo carnevale. Grazie! Era ora. Ciao principessa! Ciao! Ciao principessa! Ciao! 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 Ciao cara! Siete bellissime! Che è questo vestito? Chi sei? Elsa! Bella! E tu chi sei? Ginevra! Ma chi sei? Un cappuccetto rosso? Anna! Anna! Come me? Brava! Anna con le lentiggini! Classi quarta A e B, C. A, B e C. Qui abbiamo un altro, un'altra interpretazione di una icona della Walt Disney. Ma non si stanca? È stanco? No, c'è discesa, vedi? La discesa vi aiuta. No. Ma lei è un parente, uno zio, un nonno, un fratello? Sono un nonno, parente, zio pure. Ed è contento? Moltissimo. Moltissimo. Ecco qua, ancora. Ciao, i bambini, vedete, vogliono... Parla, chi sei tu? Nicolò. E che fai, il guerriero? Guardia di Rapunzel. Arrivano gli altri gruppi. Come ci diceva la dirigente, sono circa 600, quindi veramente... un esercito di ragazzi, di bambini. E beh, il mondo del domani, il mondo, il futuro sono loro, sono i giovani. L'oratorio salesiano a Sant'Eramo è veramente radicato nella cultura di questa città. Generazioni di ragazzi si sono formati inizialmente dall'istituto salesiano, perché inizialmente c'erano anche le scuole superiori, poi sono scomparse, ma è rimasto il presidio dei salesiani laici, perché ormai i sacerdoti dallo scorso anno non ci sono più, ma solo saltuariamente per celebrare la Santa Messa, però l'impronta è quella storica degli salesiani e di Don Bosco. Diamo voce ai sogni. Come vedete i colori. Sempre primo circolo, scuola Umberto I, classi quinta E ed F. Come scegliete la musica? Come scegliete la musica? In base alla bellezza dei bambini, dei brani, in base anche alla coreografia. Abbiamo scelto in base al personaggio che interpretano i vari bambini. Noi per esempio per il primo circo abbiamo organizzato i 100 anni di Walt Disney. Bello anche il trucco, ecco, il trucco è stato anche molto curato, perché hanno contribuito al trucco di questi gruppi mascherati anche una scuola, la scuola AFG Global, che ha una sede qui a Sant'Eramo in via Aldo Moro, e le ragazze, le corsiste del settore, quello di estetica, un corso di formazione per avere poi alla fine del percorso un attestato che certifica la specializzazione di estetiste, anche loro hanno contribuito a questo carnevale truccando i ragazzi, tanti ragazzi, tanti bambini che partecipano. Buonasera, buonasera! Buon carnevale! Sì, tanto! Oh, come ballano, hanno voglia di ballare! Ecco, questa è una musica disco. Che musica sta andando? Che musica?
Non lo so, qualsiasi musica va bene. Ma voi chi siete? Asilo 2-3 stella. Spedizione da mare, cambia scuola dell'infanzia a Montessori. Ancora bellissimi questi costumi, bellissimi questi colori, veramente c'è anche l'abilità di chi ha dovuto confezionare questi abiti, la mano di sarte esperte, perché insomma anche questo è il Santeramo, per anni è stata centro del tessile e del manifatturiero, con centinaia e centinaia di magliaie, con centinaia di sarte, brave sarte, costruire i ponti, classi prime A, B, C, D, ecco, secondo circolo didattico, abbiamo terminato con il primo, questo è il secondo circolo didattico. Non so se la dirigente è qui. Guardate che bel balletto, guardate questi bambini, evidentemente per poter esibirsi in questa maniera hanno dovuto fare tante di quelle prove, insomma, eccoli qua, i passi, tutti molto bravi, come dire, sono le insegnanti che danno l'input. Sono tanti questi bimbi, ricordo il secondo circolo. Chi ha confezionato questi abiti? Le mamme. Le mamme. Le mamme. Sì, sì, davvero, hanno fatto un ottimo lavoro. Brave. Ma evidentemente c'era qualcuna che è più esperta. Sì, c'è una mamma prototipista e quindi naturalmente ha messo c'è il suo zampino. E poi anche una mamma architetto, credo. Sono molto belli i costumi, molto belli i colori, complimenti. E come avete sentito, le mamme hanno contribuito alla realizzazione degli abiti. Non dimentichiamo, parlavo prima di manifatturiero, di magliaio, ma non dimentichiamo che qui è stato per anni e anni il centro del salotto, quindi con la Natuzzi e con tante aziende che hanno lavorato nel mobile, nell'imbottito, evidentemente le mani sono esperte, per cui è questo il risultato, abiti accurati. E l'effetto è veramente bellissimo. Vieni Davide. Anche tu qui con bene, che fai? Dai qualche lezione di ballo? Sì, sì, ho avuto il piacere e l'onore di preparare le coreografie per il secondo circolo. Allora ti vedremo. Sì.
Grazie, ci vediamo. Gli amici di Acquaviva? Certo, un saluto carissimo a tutti gli amici di Acquaviva. Grazie, grazie. C'è anche la coreografia, insomma non si sprecano le competenze perché questo carnevale è, come dire, targato anche carnevale storico della regione Puglia. Astronascenti verso l'infinito, classi terza e di senza zaino, plesso Anna Frank. Gentilissimo, lei è un papà? Sì. Cosa ne pensa di questo carnevale? Siamo sempre all'avanguardia, è il più bel carnevale. Io non sono di qua, sono barese, ma da quando sono qui è il più bel carnevale che abbia mai visto. Quindi, cosa ne pensa di questa certificazione da parte della regione Puglia di carnevale storico? È quello che ci voleva per completare un quadro regionale inerente al carnevale. Una bella Ottima. Certificazione che vi fa onore. Grazie, grazie mille. Ecco i genitori, la parola anche loro, la NASA, qui siamo spaziali al 100%. Siete stanchi? No! È bella questa passeggiata? Sì. Quanti carnevali volevate all'anno? Mille! Mille! Ciao! Ma dovete cantare? No, dovete solo ballare? Sì! E fateci vedere qualche passo! Vabbè, è difficile! Ecco che Andrea vi riprende! Bravi! Che classe frequentate? Terza! Terza! Sembrate più grandi, siete bravissimi! Sì, siamo quasi di quarta! Ah, quasi di quarta, benissimo! Bravi ragazzi, poi ci vediamo! Salutate tutti gli amici che vi guardano! Anche questo piccolo, signora quanti ha? Piccolo, un anno, lo vedo molto da sonno. La signora ha pensato bene, buonasera. Ciao. È mia figlia, con il sì. Lei non perde un'occasione, vero? Per essere, per dare una mano alla città. Sì, speriamo di far divertire la città e coinvolgere la città. Vedo che ci sono, siete già belli, bellissimo. Carnevale! Aspetta! Ciao! Scuola Francesco d'Assisi. Che bell'abito! Bellissimo questo abito! Chi l'ha confezionato questo abito? Bellissimo! Adesso devono guadagnare il percorso. Vediamo questi balletti, un gruppo. Allora, anche il carnevale? Sì, facciamo tutto quello che può servire un po' per rallegrare il paese. Com'è il tuo gruppo, come si chiama? Project 70029, sono sempre loro. Grazie a voi. Ed ecco la scuola media, ecco la preside, non l'avevo riconosciuta. Ecco, sono qua, aspetta. Preside, allora anche lei si è mascherata. Eh certo, questo sì, è il gruppo della scuola Bosconetti, come vede le professoresse stanno ballando, è un gruppo inclusivo, ci sono anche gli alunni disabili. È stato difficile con i ragazzi di questa età? No. Comunque è stato lieto di È stato un lieto ritorno perché vi aspettavano, la scuola media la volevano. Ci siamo, ci siamo. Ciao.
la professoressa Daniela Caponio della scuola media. Che classe frequentate voi? Prima di quale scuola? Bosco. E che cosa rappresentate? Il fuoco, la fiamma. Chi vi ha truccati? I professori. Alcuni professori e anche le, come si chiama? Delle ragazze che sono venute alla scuola e ci hanno truccato. Ah, sono le ragazze della scuola di estetica. Sì. Dove stanno? Non ce n'è qua. Sono venute solamente alla scuola. Brave. Sì, molto brave. Brave, benissimo. Beh, ragazze, divertitevi. Divertitevi, ciao. Non abbiamo chiesto in quanti partecipano, non lo sappiamo, ma sono davvero molto, sono tanti. E voi chi siete? Noi siamo le suore rapite dagli alieni. Mamma mia. Il miglior costume. Siete un gruppo spontaneo? No, noi siamo del Sacro Cuore. Sacro Cuore, ecco, adesso intendiamo. Allora, guardate, gruppo del Sacro Cuore. Don, vieni qua. Don Donato. Sì. Ma che bello questo. Hai visto? Quanti sono? Siamo poco più di una quarantina. Abbiamo deciso di fare, di adottare... Il tema di Sister Act, sono delle suore scatenate che vivono così la gioia della loro fede, quindi anche noi oggi ci scateniamo. Le faremo cantare? Certo, cantare e ballare, tutto. Divertitevi, bravo Don Donato. Ecco, ciao. Benissimo, anche la parrocchia è in piazza. Adesso questo chi sei? Hanno stravolta, ma chi siete voi? I barbari? No, siamo i vichinghi. I vichinghi. Siete cugini, bellissimi. Siete... I cugini dei barbari. Non siete i cugini, cioè, di campagna? Lui è il nostro capo, non so se l'ha riconosciuto. Don Giovanni. No, Don Michele. Don Michele, prima c'era Don Donato. Sì. Allora ancora un don, il nostro arciprete. Sì. Ma è bellissimo. Ci accolti di sorpresa. In quanti siete? Noi una sessantina al gruppo da parrocchia. Allora, come diceva Don Bosco, sì, bisogna essere vicini ai giovani, vero? Certo, in mezzo ai giovani. Con i giovani. Per i giovani. E funziona questo carnevale? Funziona. In quanti siete? Una sessantina noi. Una sessantina. Il nostro gruppo, sì. Don Michele, mi raccomando, li tenga buoni. Grazie. Salute. Don Michele, mi ha travolto. Non l'avevo riconosciuto. Questi sono gli scolaretti, non sappiamo. Chi siete voi? Siamo Mercoledì Adams. Salve. Buongiorno Anna. Ciao. Fate paura. In quanti siete? Tanti. 90. Oh! Correte, raggiungete gli altri! Vi amo! Ciao! Forza il carnevale di San Teramo! Ciao! Ebbene, con questo gruppo così numeroso chiude questa prima sfilata della 54esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. Come avete visto, anche la chiesa, la parrocchia. Prossimo appuntamento domenica prossima.